Sei passato più di una volta dal mio canale, però ancora non ti sei iscritto, non sei convinto. Ti ricordo che sul canale di Davy potrai trovare giochi che portano unità come carri armati, aerei, navi, la fanteria, tramite giochi di World of Warships, War Thunder ed Enlisted. Valuta quindi un'iscrizione al canale e attiva la campanella per rimanere sempre aggiornato. In descrizione trovi sia i miei social, TikTok fra tutti, e trovi anche il link per scaricare, in questo caso, World of Warships in maniera del tutto gratuita e con alcuni vantaggi, quindi approfittane. Allora, l'unità di oggi l'abbiamo già vista in passato, però oggi andiamo a dare una rispolverata all'Eagle, la super portaerei inglese. Partiamo dall'inizio e poi vedremo il gameplay e le conclusioni finali. Questo è il modo in cui vado a strutturare i miei video se sei nuovo sul canale. Abbiamo un'integrità pari a 68.700 punti con una protezione di solo riduzione danno 25%. Cosa ho detto? Non lo so, è uno scioglilingua perfetto. I velivoli, partiamo subito da quel che ci serve. Aerosiluranti base, ok, 2791, elenco solo il danno, 5.933. Abbiamo poi i bombardieri che fanno un danno di 6.400 con una penetrazione di 41, assaltatori hanno una penetrazione importante di 28 e danno massimo per razzo 2.350, carico di razzi 20, 3 sono gli aerei che vanno ad attaccare. Questo qui è un gruppo di volo tattico, il che significa che saranno aerei a reazione che potranno raggiungere velocità velocità elevate, la massima sarà di 363, la minima 181. Molto importante, quando utilizziamo il gruppo di volo tattico non sarà subito disponibile, dovremo aspettare tot minuti, uno, due, un paio di minuti circa, per poter utilizzare l'attacco tattico. Stessa cosa per quanto riguarda le aerosiluranti tattiche, ok? Un danno di 7.800, carico di siluro 2, di siluri 2, gruppo attaccante, squadriglia attaccante 2 aerei, portata siluro 2,4. Bombardieri tattici, abbiamo i Canberra e utilizziamo la bomba da 1000 libbre GP Bomb, ok? Per i più curiosi. Probabilità di incendio 47, penetrazione 54, danno 7.900, carico di bombe 9, sì, stavo per dire 9.000, che cos'è? Un'astronave. Carico di bombe 9, ok. Artiglieria, abbiamo un valore di 8 con cannoni da 113, ma non ci serve. Difesa contraerea 85, manovrabilità 32,6, mimetizzazione 11,1. Ora, solitamente sui miei comandanti inglesi, per quanto riguarda le portaerei Indomitable e Audacious, utilizzo questo comandante. Ok, ve lo faccio vedere. Quindi abbiamo fondamentalmente il tempo di preparazione diminuito, la velocità in più, riduzione per quanto riguarda i danni subiti dai nostri aerei, sia flaccate che il danno. E continuo e vita in più, esperto minaccia nascosta, la sto testando e mi sto trovando particolarmente bene, mi sto divertendo. E poi controllo di volo dei bombardieri più 5%. Ripeto ancora una volta, questo comandante è studiato per l'Indomitable, ok? E per l'Audacious, quindi se dovessi modificarlo per l'Eagle, sicuramente cambierei qualcosina, che potrebbe essere mettere la spoletta di prossimità anziché il controllo di volo dei bombardieri. Ok, no, perché poi magari qualcuno scrive nei commenti, ok, perfetto. Per quanto riguarda poi l'equipaggiamento, qui sto testando diverse cose. Ho messo la mimetizzazione favorito al gruppo al controllo ponte di volo modificato 1 per un semplice motivo: quando utilizzate la portaerei, la super portaerei, spesso e volentieri venite presi di mira fin dalle prime fasi di gioco. Quindi, secondo me, rimanere un pochino invisibili o più difficili da essere spottati dalle altre navi può darvi un vantaggio, perché poi magari vi spotta l'aereo, vi spotta la nave. Cercate di evitare queste cose, poi fate un pochino come volete, altrimenti la scelta più corretta per assurdo sarebbe controllo ponte di volo modificato 1. Stessa cosa per quanto riguarda il gruppo di volo modificato 2. Ho messo il 7,5 in più di integrità del velivolo, andandolo a preferire al gruppo di volo la velocità, perché
ritengo che far arrivare il gruppo di volo tattico sia più importante di farlo andare veloce, perché tanto è già veloce. Però ricordate una cosa, che il gruppo di volo tattico non è sempre disponibile, quindi dovete bilanciare i potenziamenti e le skill anche per l'aereo siluranti e i bombardieri normali. Perfetto. Abbiamo poi una velocità del siluro in più, i siluri saranno veloci 40 nodi, tramite questo potenziamento arriviamo a 42, e poi questi due potenziamenti. Per quanto riguarda l'aspetto, andiamo a mettere tutte le bandierine di combattimento, perlomeno qua mi è terminata qualcosina, porca miseria. E la mimetica, ho perso la ciabatta, ok, e ho comprato quella premium, che è abbastanza carina, non vi dà nessun vantaggio se non il 150% di esperienza in più per battaglia. Questa è l'infarinatura generale della Eagle. Non so parlare, non vi scrivete. Andiamo a vedere adesso una partita e conclusioni finali. Via. Il problema dei matchmaking sono i cacciatorpedinieri, lo dico da anni, perché nel momento in cui noi andiamo a perdere i cacciatorpedinieri, cosa che potrebbe tranquillamente succedere ancora di più perché loro hanno un Ragnar ed è una nave tremenda da affrontare, una volta persi i cacciatorpedinieri non si può cappare, e se non si cappa non si spotta, e quindi è tutto collegato. Abbiamo 3 Ruprecht, io prevedo che le Ruprecht andranno fondamentalmente a farsi uccidere, perché loro pensano puscio, perché ho le secondarie e quindi faccio il danno. No, devi pushare nel momento in cui puoi farlo, non è che prendi e pushi a prescindere, perché sennò i nemici 2 HE e ti hanno affondato. Ok, vediamo un attimino, io qui potrei focussare la Marlboro molto leggera, potrei focussare la vabbè dai, lasciamolo anche noi. Il Kremlin, riparazioni limitate. GG, mi sono fatto agganciare. E tante altre cose. Ok, li zoomo. Vabbè dai. L'Alland dove... Ragazzi, se do l'antiera all'Alland e al Minotaur messi insieme, ok, ma anche no. Lì zoom potrebbe essere comunque una buona scelta. La zoom fastidiosa nelle virate. Lui ha perso tutti i bombardieri. Ok. Mi aspetto che droppi l'antiaerea. Vabbè, la droppo io qua stavolta. C'ho un mezzo pensiero di attaccare la... Ma mi devo far agganciare di nuovo, Mi sono fatto agganciare 2 volte. Non perdiamoci d'animo. Loro hanno il Ragnar qui dentro, quindi probabilmente... Occhio, one shot. Ok. C'è il Ragnar da queste parti. Io punterei molto questo lato, perché se affondiamo Ragnar e Kremlin è fatta. Un attimo, c'è il Ragnar lì. All'antiera disattivata, vai. Un pochino più, capito? Mi hanno fatto solo 6.000 danni, miseria. Ah, un po' malino. Allora, dobbiamo un attimo concentrarci. Dobbiamo concentrarci assolutamente. Lì c'è il Fletcher, andiamo sulla Zuma.
Piccolo colpo sulla Zuma. La portiere affondarla non sarebbe così impossibile. Non l'abbiamo perso, miseria. Ok. Il Seattle lo perdiamo malamente. Il Seattle non può pensare di mettersi lì a tankare un Ragnar. Non puoi pensare una cosa del genere. Ma proprio non esiste in natura. Dobbiamo liberare un settore. Il settore potrebbe essere proprio questo qui di Alpha. C'è Ludaloe, lo so. Lo so. 16.000 danni. Dobbiamo farmare e distruggere ancora di più. Sono attacchi che non è che mi fanno impazzire, ok, però piccolo incendio, esatto, potrebbe pure arrivare. Tecnicamente dovrebbe tenerlo. Ora comunque andiamo ad attaccarlo di nuovo. Una fase iniziale un po' confusionaria, ok. Non perdiamo la fiducia però. Abbiamo perso tutti i cacciatorpedinieri praticamente. Un altro incendio, ok. Loro hanno Ragnar, come devo andare? È capace che mi viene Ragnar a prendere. Cioè io fossi in lui lo farei. C'è un'autostrada letteralmente. Buona sul Salem, non so chi. Ha quasi one shottato. Buono il drop. Razzi. Il drop tranquilli che va. 23.000, ottimo. Vediamo se infastidisco un po' il Ragnar. Ok. Non più di tanto, però, ok. Andiamo sul Kremlin. Dobbiamo chiudere una nave. Ragnar, ragazzi, difficilissimo da... C'è anche la Zuma ancora lì. Vabbè, il Kremlin penso che sarà morto a breve. Lì c'è il DD Ludaloe nel cap. Col fumo, Ludaloe. Ok. Stiamo facendo pochi danni. Il problema è il cap. Salem lì dietro, mo andiamo da lui magari. Pochi danni, abbiamo fatto pochi danni. Qui secondo me dovremmo essere già sui 100. Ludaloe sta ancora nel fumo. Potremmo anche andare da quella parte. C'è anche il Salem. La Conqueror potrebbe... Il fumo sta finendo però, eh. Guarda, io più preciso di così non posso mirare. Vorrei ben dire, sto virando da un'ora. Vai. Non ce la faccio. Sì, ce la faccio. Dove va a succedere questa cosa? Allora, la situazione è un po' drammatica. Se la Conqueror recupera vita, potrebbe anche darsi... Mi devo insistere un po' su quella Corfus. Qua nel frattempo spostiamo la nave. Là. Ok. Ci serve una mano del Fletcher. No, il Fletcher ne deve gestire due. È impegnato, non posso rompergli le scatole più del dovuto. La Conqueror fortunatamente recupera un po' di vita. No, la Corfus.
Sulle sovrastrutture dovete andare, miseria ladra. Il Minotaur potrebbe cappare, noi insistiamo un attimino sulla... Recupera, recupera! Devo andare a spottare il Fletcher, vai 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 vai! Facciamo una cosa, due silure alla Kurfust gli ridò. Aspetta un attimo, no, è che indietreggia. Stai tranquillo tu. Stai sereno. Boom. Colpo devastante. Vabbè ragazzi, così diventa un po' complicato da... Ce la facciamo ad affondare un Fletcher in due? Ah, io l'ho colpito. L'ho colpito due volte. Il Fletcher nostro si è fatto completamente fregare. Miseria. Perdiamo anche quella Ruprecht. Ho detto che le Ruprecht sarebbero state il tallone di Achille di questa partita. La Zuma dovrebbe andare giù. Noi perdiamo la Conqueror, quindi rimane solo il Minotaur che deve gestire da solo l'antiera. Non posso fare nient'altro. A questo punto io propongo una ritirata strategica. Andiamo dall'altra parte. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Non vado su di lui. Ho sbagliato, ho sbagliato, ho sbagliato. No, no, ti prego, ti prego, ti prego. Ho sbagliato. Attacco speciale buttato veramente nel... Wow. Ma miseria ladra. Non è morto? Cioè, la Kurfust non è morta? Non ci credo. Com'è possibile che non abbiano ucciso la Kurfust? Ragazzi, ma non... Siamo messi malissimo. Dobbiamo cappare assolutamente. Lì c'è il Salem, devo dare una mano al Minotaur. No, devo mettermi qua. Stavo andando bene lì, mannaggia la miseria. Spero che il Minotaur non venga one shottato, solo questo. Se buttiamo giù questi, difficile lo stesso. Ma che è qua? Li prendo tutti e due con un attacco, non è male. Poco danno. Devo assolutamente aiutare il Minotaur. Bombardieri speciali, sono spottato, miseria, ok. Il problema è quando arriverà il Ragnar. No, il Ragnar è dall'altra parte. Devo assolutamente dare una mano al Minotaur. Siamo partiti male, il problema è stato quello, secondo me. Lo so, c'è il coso lì, Rudaloi. Sperato. Non la vinceremo mai, cioè è difficile, è veramente complicata.
perdiamo la Ruprecht. La domanda mia è la seguente: come abbiamo fatto a perdere la Yamato? Mi sono perso un passaggio, mi sa tanto. L'ho beccato con un siluro. Mi sono veramente perso un passaggio, mi verrebbe da dire. E mo arriva pure la del Gross. Come facciamo? Qua mi fa male. Allora, il problema è stato nella parte iniziale della partita. Ho perso molto tempo. Questo sì, secondo me ho perso molto molto tempo con attacchi che non sono andati a segno. Poi su Charlie sinceramente non ho ben capito quello che è successo, perché avevamo il controllo. Avevamo. Vabbè, va bene così. Alla fine è stata una partita molto molto bella, mi sono divertito. 178, 199, tutto quello che volete, però non la vinceremo mai e poi mai. Io qui, è normale che a una certa il Minotaur non può, anzi ha fatto fin troppo, mi verrebbe da dire. Ha fatto fin troppo e le corazzate sono un po' mancate. È vero che io sono mancato nella parte iniziale della partita, questo sì, mi do la colpa. Vabbè, dovrebbe morire in teoria perché c'ha... Ok, vai. Qui c'è il mino da, c'è il coso da qualche parte. Ho attivato l'antiaereo, eccolo, questo sì, Ragnar. A questo punto io attaccherei la porta aerei. Lo da lui a pochissimo. Andrei sulla porta aerei. No, Ludaloy, è vero, c'era... c'era poca... aveva poca vita. Non ho più antiera, non ho più nulla. Non ho veramente più nulla. La squadra è mancata, miseria, è mancata veramente la squadra in questa partita. I cacciatorpediniere alla fine hanno vinto. Alla fine hanno vinto i cacciatorpedinieri. Vabbè, io più di questo sinceramente. Poi mi prendo danni su danni. Peccato, perché comunque la Ludaloy aveva pochissima vita. Veramente poca vita. Non penso di riuscire a portare la nave a casa, perché col prossimo attacco mi distruggono. A questo punto attacchiamo come capita. Potrei attaccare forse un'ultima volta con i bombardieri. Vediamo se decollano. Sì. Non lo so, in questa partita è mancata un po' di fortuna, secondo me. Veramente un po' di fortuna. L'ultimo attacco me lo fate fare? Ah, niente. Due. Volevi, invece no. Ok, va bene. Peccato. Parte iniziale, veramente non abbiamo carburato a dovere. Ci siamo fatti agganciare, eccetera, eccetera. Portiamo a casa comunque un grosso calibro, un devastatore e un confederato. Abbiamo fatto 12 incendi e 6 falle. 41 bombe, 19 siluri. I razzi, forse qualcosina in più potevo fare, perché sono 56 mancate. Con le bombe 14 mancate, vabbè, il siluro ovviamente fa danno. Abbiamo fatto un 1600 perdendo, che ci
Può stare, però lì la differenza l'ha fatta secondo me il Ragnar. Il Ragnar è stato determinante in questa partita. Infatti l'ho detto, ragazzi, vedete che il Ragnar qui è infatti ci ha massacrato. Rapporto dettagliato, abbiamo fatto male sicuramente un pochino alle corazzate. Abbiamo fatto danni razzi 40, siluri 55, bombe 15. Abbiamo fatto incendi 28, allagamenti abbiamo fatto 40 per un totale di 68 tra uno e l'altro. Infatti abbiamo preso il riconoscimento. Abbiamo fatto un po' di male sicuramente. I DD, abbiamo fatto un 11.000 Ludaloi e un 11.000 quasi al Fletcher, che non è poco. Il Ragnar l'abbiamo mancato un paio di volte. I crediti, elevate le varie spese, saremmo andati in positivo anche senza premium. Con il premium portiamo a casa 165.000 crediti. Al netto che la partita è stata molto combattuta, sicuramente qualche errore c'è stato da parte mia perché potevo fare più danni e potevo chiudere prima le navi. Però c'è da dire anche un'altra cosa, che nel momento in cui i nostri cacciatorpedinieri vengono meno per un motivo o per l'altro, come ho detto all'inizio, diventa difficilissimo ribaltare le sorti di una partita. Dall'altra parte del cap siamo crollati, non ho ben capito come, perché ho avuto un attimo di, come dire, non me ne sono reso conto. Eravamo in controllo e poi, ok. Per quanto riguarda la portaerei, è divertente, sì, soprattutto se utilizzate il volo tattico, cioè il gruppo di volo tattico è quel qualcosa in più, quel divertimento in più, quell'innovazione che per i giocatori di portaerei potrebbe starci. Ora, io non sono, non mi ritengo un giocatore di portaerei, anche se lo fossi, non ci sarebbe niente di male. Difendo la categoria, le difendo tutte per la verità, a prescindere, perché fondamentalmente è un gioco. Però sicuramente, ecco, se cercate qualcosina in più, la Eagle ve la può dare, come anche la United States. Il gruppo di volo speciale tattico, gruppo speciale, vi darà un divertimento, ovviamente, il next level del bombardamento, oppure dell'utilizzo comunque sia degli altri aerei. Questa è fondamentalmente la recensione della Eagle a 360 gradi. Sicuramente in futuro andremo a vedere nuove partite e eventualmente nuove strategie e quant'altro con questa portaerei inglese. Ragazzi, il video termina qui. Io, come sempre, vi ringrazio per i like, i commenti e le visualizzazioni. E noi ci vediamo con un prossimo video, un prossimo gameplay, una prossima live. Ciao! Link in descrizione se volete provare World of Warships. Seguitemi anche su TikTok perché ci divertiamo, vi ho avvisato. Ciao! You don't know that.